Inaugurazione del nuovo centro linguistico nell'ambito di Costruendo Nisa, un passo importante per l'Ateneo Salernitano. Passo importante in quel processo di internazionalizzazione che è la vera sfida del nostro Ateneo oggi, perché la competizione non può più essere solo nazionale ma deve necessariamente essere a livello internazionale. Crescere nei ranking, crescere nella reputazione, entrare nelle maggiori classifiche ha significato anche un interesse sia da parte dell'esterno nei confronti del nostro Ateneo sia dei nostri studenti ad andare fuori. Questo si crea certamente sostenendo gli studenti nel loro processo, quindi gli Erasmus, curandoli con particolare attenzione in ingresso, in uscita, sia moltiplicando gli accordi internazionali, sia aumentando i corsi in lingua inglese offerti dal nostro Ateneo, sia aumentando le lauree a doppio titolo spendibili in questo paese e anche in Italia e anche all'estero. Ma si amplia anche dal punto di vista strutturale, con un centro linguistico di Ateneo che possiamo dire sicuramente tra i più all'avanguardia in Europa. Abbiamo 11.000 studenti l'anno che studieranno qui, primo semestre 6.000, 5.000 nel secondo semestre. Abbiamo 800 postazioni di autoapprendimento, per cui di fatto che cambiano ogni 2 ore, con una potenzialità di studenti fino a 3.000 al giorno. Numeri importanti che denotano l'interesse che è stato suscitato dal fatto che noi abbiamo lanciato come Ateneo, come Consiglio di Amministrazione, come Rettore, la politica dell'inglese per tutti, nel senso che tutti coloro i quali sostengono e conseguono la nostra laurea di primo livello e di secondo livello devono necessariamente avere un corrispondente conoscenza della lingua inglese. E questo chiaramente aumenta il tasso di internazionalizzazione di conoscenza della lingua e aumenta anche il numero di certificazioni che vengono operate in esclusiva per la provincia qua da noi. Ben 1.800 certificazioni di diverse lingue vengono realizzate qui da noi, perché questo aumenta anche, amplifica la capacità del curriculum di interessare le aziende. Insomma, un processo molto importante. Questi 16 laboratori, alcuni li abbiamo creati ex novo, altri li abbiamo realizzati, oltre 10 li abbiamo completamente riformati. Questo che era lo spazio più grande che abbiamo oggi allestito, prima era uno spazio studio, diciamo, per gli studenti di ingegneria e di architettura, abbiamo cambiato loro dello spazio, abbiamo dato altri spazi e abbiamo utilizzato questo ristrutturandolo, coprendolo e avendo una funzione completamente diversa. Insomma, per noi è una pagina importantissima, perché significa continuare in questo processo di internazionalizzazione, e bisogna dire grazie a Gisella Maiello, che sta facendo un lavoro veramente importante, tutto il suo staff del CLA, come gli altri che si occupano degli altri aspetti di internazionalizzazione, chi si occupa dell'orientamento, chi si occupa delle guide, chi si occupa del nostro portale in multilingue, chi si occupa degli Erasmus, insomma tutti quelli che stanno nella filiera e che danno un contributo sostanziale. Nel suo intervento ha definito questo un suo sogno che è diventato realtà, la realtà per tanti studenti che potranno usufruire del nuovo centro linguistico di Ateneo. In effetti è così. Io quando sono arrivata a dirigere il CLA era una piccola struttura che andava rifatta secondo le modalità richieste dalla società moderna. Voi sapete che i giovani hanno già tante difficoltà a entrare nel mondo del lavoro e una di queste era data proprio dalla lingua, perché ormai tutte le multinazionali hanno sede in tutta Europa e una delle richieste che veniva fatta durante i colloqui è come parli una lingua straniera, e i nostri studenti erano svantaggiati in questo senso, e io dovevo fare qualcosa proprio perché lo richiedeva l'ANVUR, richiedeva che i percorsi di primo livello avessero come valore aggiunto il B1 del quadro comune di riferimento, mentre le lauree magistrali il B2 del quadro comune di riferimento. Quindi io ho lavorato in questo senso, ho rimodernato tutto il centro, non solo per quanto riguarda gli arredi ma anche per quanto riguarda le strutture informatiche e per quanto riguarda diciamo i metodi di insegnamento, e quindi nel mio CLA ho soltanto docenti madrelingua e insegno le lingue secondo le modalità che sono più vicine agli studenti, quindi loro sentono musica, vedono filmati, fanno visite nei musei, visite guidate nelle città europee e soprattutto stanno a stretto contatto con gli studenti Erasmus provenienti da tutta Europa. Questo per insegnare che praticamente non si può vivere sempre nello stesso posto, lavorare tutta la vita nello stesso posto, ma aprirsi
agli altri paesi che accolgono bene i nostri studenti proprio perché hanno una preparazione molto valida. E diciamo, la prima richiesta che viene fatta anche ai nostri studenti che fanno solo non lavorano all'estero ma fanno anche un solo percorso di studi in un'altra accademia, richiedono il B1, il B2, quindi noi ci siamo attrezzati per fare questo e siamo diventati ente certificatore Cambridge, quindi noi facciamo gli esami in sede proprio perché le strutture ce lo consentono. E poi abbiamo aperto un dialogo con le scuole perché gli studenti, io mi ero accorta che gli studenti venendo per la prima volta nella nostra università avevano difficoltà già a muoversi, invece quando io le accolgo nel CLA, gli studenti del quinto anno dei licei, praticamente già li invito a frequentare con quando ha voluto il nostro governo, cioè l'alternanza scuola-lavoro, e quindi frequentano il CLA e entrano nella mentalità di un'autonomia che non hanno nelle scuole, perché nelle scuole c'è un professore che li guida passo passo, invece qui devono, come dire, investire su se stessi, sulla propria preparazione, quello che avviene nelle grandi scuole all'estero, dove praticamente preparano il fiorfiore dei quadri, quelli che poi saranno a capo di una nazione. E gli ho insegnato che più studiano, più si preparano a quello che sarà la loro vita futura, più semplice sarà il loro ingresso nel mondo del lavoro. Il CLA fa questo, noi siamo aperti sempre, accettiamo tutti e soprattutto abbiamo rapporti con i colleghi di altre università europee e questo ci aiuta molto, ci arricchisce, perché diamo il meglio della nostra università e prendiamo il meglio delle altre università. Questo fa l'eccellenza.